dalle acque più inospitali del mondo. Erano acque molto profonde, più di quelle del mare del nord. Alle montagne più imponenti. Se a qualcuno venisse in mente di far passare un treno attraverso queste montagne, nessuno lo ascolterebbe. Le ferrovie vogliono conquistare ogni luogo. Ci sono 6 tipi differenti di sistemi per fermare le frane che potrebbero far deragliare i treni. Sono davvero senza parole, è impressionante. Sono opera di ingegneri audaci, per i quali nessun ostacolo è insormontabile. Ecco ciò che mi diverte. Amo veramente questa struttura. È magnifica. In questo episodio raggiungeremo nuove vette. Le ferrovie di montagna affronteranno le difficoltà dell'alta quota. Per ogni 5,5 metri, il binario sale di 1 metro. E di soluzioni geniali. Questo macchinario può rimuovere enormi quantità di neve in pochi minuti. 3, 2, 1, vai! Che rendono possibile l'impossibile. Qualcuno da questo punto disse: costruiremo una ferrovia qui. È impressionante. Dalla realizzazione delle prime ferrovie hanno esplorato nuove frontiere, conquistando la natura più estrema. Non importa cosa li attende sul percorso, questi brillanti ingegneri troveranno sempre una soluzione. Tuttavia, c'è una sfida geografica che spicca al di sopra delle altre: le montagne. Per superare le vette più alte del pianeta, ci vogliono ferrovie straordinarie. Ma bisogna affrontare una singolare serie di problemi. Dietro di me c'è la Lidcombe Valley e davanti a me c'è Sydney. E queste montagne in pratica dividono la città dalla campagna. Le condizioni geologiche sono molto difficili qui. C'è il pericolo che le rocce cadano dall'alto. Nell'area ci sono fiordi molto profondi e versanti delle montagne molto ripidi. È difficile costruire qualcosa qui. Attraversare le montagne è una sfida enorme sia per il treno che per il binario. Le locomotive del passato hanno raggiunto risultati grandiosi. Dai tempi dei pionieri del vapore, all'efficienza di quelli elettrici, ai potenti e moderni motori a diesel. Tutti hanno lasciato il proprio segno, ma hanno una cosa in comune. Lottano su qualcosa di ripido. Serve una ferrovia molto particolare per scalare le montagne. Sulla selvaggia costa ovest del Regno Unito troviamo lo spettacolare Parco Nazionale di Snowdonia, da secoli una mecca per gli scalatori. Al centro del parco, la cima che tutti vogliono scalare. Il Monte Snowdon. Ma a oltre 1000 metri d'altezza, queste viste mozzafiato erano un tempo riservate solo ai coraggiosi. Tuttavia, alla fine del XIX secolo, un uomo decise che non gli bastava fare un'escursione fino alla cima. Volle conquistare la montagna più alta del Galles in treno. La ferrovia di montagna dello Snowdon si fa strada attraverso le nuvole da più di 120 anni. Ingegnere 1, Snowdon 1. Mike, eccomi. Sì, solo per confermare. Uscirà per prima la locomotiva numero 5. Quest'oggi stanno preparando gli storici vagoni per un altro eccezionale viaggio sulla cima. Hanno lavorato tutta la notte. Si lavora molto per il giorno dopo. Le locomotive a vapore sono state in attività tutta la notte con un fuochista di guardia. Alcune delle locomotive hanno più di 120 anni.
e affronteranno una salita apparentemente impossibile di circa 8 chilometri. Il terreno è difficile. La montagna ha una pendenza davvero molto ripida. Per ogni 5 metri e mezzo, il binario sale di un metro. Quindi, sì, è piuttosto ripida. Questa avventura audace è il frutto dell'ingegno di un solo uomo. Il magnate ferroviario Richard Moon, che aveva sognato di avvicinare la montagna al popolo. Oggi la fuochista Elizabeth Partridge, il macchinista Robert Henry Jones e il direttore generale Alan Kendall hanno deciso di seguire le orme di Moon. Loro e una carrozza piena di turisti avventurosi tenteranno il viaggio verso la cima. Bene, signore e signori, biglietti, prego. Ma arrivare fino in fondo è tutt'altro che scontato. Controlleremo il vento. Se la sua velocità aumenta sulla montagna, saremo costretti a fermarci a Rocky Valley, va bene? Da 30 anni c'è sempre stato l'interesse di arrivare in cima alla montagna. Prima della ferrovia la gente camminava, scalava, si arrampicava e saliva anche in sella ad asini o cavalli. Il tragitto proposto da Moon partiva dalla base della montagna, superava un affioramento roccioso riparato per attraversare una dorsale esposta lungo un chilometro prima di salire gli ultimi 200 metri fino alla vetta. Ma nessuna ferrovia tradizionale potrebbe mai garantire un'aderenza sufficiente per affrontare tale pendenza. Un fatto chiaro all'attuale ingegnere manager senior Mike Robert Shaw laggiù nel cantiere. In una ferrovia normale, le forze di trazione e frenatura vengono esercitate dalle ruote d'acciaio sui binari d'acciaio. Nel nostro caso, avendo pendenze così ripide, non c'è aderenza fra la ruota d'acciaio e i binari d'acciaio e la locomotiva o girerà a vuoto o scivolerà all'indietro. Snowdon 1, siamo fermi a Hebron. Le conseguenze dello scivolare all'indietro su una tale pendenza sono inimmaginabili. Ma c'era una possibile soluzione, che è stata perfezionata da un ingegnere svizzero qualche anno prima. In questo caso, l'unica possibilità per arrivare sulla cima era una ferrovia a cremagliera. A differenza di un treno tradizionale, dove l'energia viene trasferita sotto un asse fino alle ruote, le locomotive Snowdon di Moon hanno un ingranaggio sull'asse collegato a una rotaia dentata parallela ai binari, quindi trovare abbastanza aderenza non è più un problema. Questa è una ferrovia a cremagliera. Questa parte è il rocchetto e questi sono i pignoni. Sul binario principale ci sono due cremagliere e sulla locomotiva ci sono due assi motore, ognuno con due pignoni. Quindi ci sono sempre due denti impegnati totalmente nella cremagliera. È stata la soluzione semplice e brillante a un problema una volta impossibile. Ma mentre questo sistema può affrontare la pendenza, il clima spietato della montagna è un'altra questione. Il clima su Snowdon è sempre una sfida per tutto l'anno, e soprattutto in inverno. Siamo a luglio, si vedono le nuvole avvicinarsi, si avverte il calo termico. Snowdon 1, potete informarmi sulla situazione del vento? Sì, certamente. La velocità del vento in questo momento è di circa 45 nodi. Se il tempo peggiora, il treno dovrà fermarsi a una certa distanza al di sotto della leggendaria vetta. Nuvole e nebbia hanno avvolto la cima, proprio come all'inaugurazione della ferrovia il 6 aprile del 1896. Dopo aver raggiunto la vetta, la locomotiva numero 1 iniziò la sua discesa, ma avendo perso il controllo, uscì dalla cremagliera. L'equipaggio saltò fuori, ma la locomotiva in corsa deragliò e cadde sul fianco della montagna. Ben al di sotto, un gruppo di scalatori guardò in alto per vedere una locomotiva a vapore cadere dalle nubi. Dopo un'indagine, ulteriori binari furono fissati attorno alla cremagliera per assicurare i treni in posizione. Oggi, per l'equipaggio e i passeggeri, l'attesa è lunga, mentre gli addetti decidono se il clima è troppo rigido per continuare fino alla vetta. Potete proseguire.
procedere fino alla cima a 09. Snowdon 1, procediamo fino alla cima a 09. Buone notizie. Ma prima il treno deve attraversare la parte più ripida del tragitto. La parte più alta della montagna ha una pendenza vertiginosa. Stiamo viaggiando su una locomotiva originale del 1896. Se guardate fuori dal finestrino, potete vedere la pendenza dietro di voi e rendervi conto di quanto intensamente quella caldaia debba lavorare e della spinta che deve generare. La forte pendenza indica che una normale caldaia non ce la farebbe. Un tradizionale motore a vapore con caldaia è composto da un cilindro pieno d'acqua che ricopre una serie di tubi. Va benissimo per viaggiare su un tratto pianeggiante, ma se volete scalare una montagna, appena il treno si inclina, il cambiamento del livello dell'acqua scopre i tubi, con conseguenze potenzialmente catastrofiche. Allora, come si può evitare il pericolo? Questa è una delle locomotive sulle quali stiamo lavorando. E questa parte è la caldaia. Come potete vedere, è inclinata tutta in avanti. Per cui, quando la locomotiva sale sulla montagna e il telaio va verso l'alto nella parte anteriore, la caldaia va a livello. Un'altra soluzione brillante. A conferma che il sogno di Richard Moon si può realizzare. Snowdon 1, abbiamo superato il punto critico. E ancora una volta, questo incredibile treno completa la sua missione. Signore e signori, benvenuti sulla cima. Fate attenzione, ci sono venti forti. Attenti allo scalino quando scendete. Buona permanenza, grazie. Eccoci qui, è fine luglio. Incredibile. Siamo sulla cima dello Snowdon. Da qui capisci davvero perché il team di ingegneri originale voleva costruire una ferrovia fino alla cima della montagna più alta. Non era solo una sfida, era qualcosa per cui sarebbero passati alla storia. Quindi, complimenti ai vittoriani. In una bella giornata, da questa stazione sul tetto del Galles, è possibile vedere l'Inghilterra, la Scozia e l'Irlanda. Il sogno del XIX secolo di Richard Moon ha creato il viaggio di una vita. Binari di montagna. Ferrovie che attraversano picchi e avvallamenti delle grandi catene del mondo, risolvendo problemi estremi in ambienti straordinari. Si vedono le nuvole avvicinarsi, si avverte il calo termico. Ma a volte, per i treni, la risposta può sembrare irraggiungibile. Andare in salita è tutta questione di aderenza. Le persone ci riescono molto bene. Le gomme delle automobili ci riescono abbastanza bene. Ma con il loro enorme peso che prevale sull'aderenza, i treni sono gli ultimi della classe. Questo potrebbe costituire un problema nelle Blue Mountains dell'Australia. Una lunga catena divisoria di 3.500 chilometri nella costa orientale del paese. Nel XIX secolo, questa meraviglia naturale era un ostacolo enorme per una linea ferroviaria essenziale tra Sydney e la Lithgow Valley ricca di risorse a ovest. Il terreno tra queste montagne rappresenta una sfida enorme per gli ingegneri. I treni sono bestie che amano rimanere in terreni pianeggianti. Questo terreno annulla completamente quella certezza. Le ripide discese e le elevazioni verticali sono tutti elementi che le ferrovie non amano. I tunnel erano economicamente irrealizzabili. Non c'era altra scelta che costruire una ferrovia di montagna come nessun'altra. Il grande zigzag. Completato nel 1869, questo meraviglioso binario a forma di Z, aggrappato al fianco della montagna, è nella classifica delle migliori ingegnerie dell'appassionato di ferrovie e macchinista Lee Wiggins. Questa ferrovia merita di essere celebrata e conosciuta per la sua integrità strutturale e la sua storia, perché è ancora esistente e funziona benissimo, meglio del giorno in cui fu costruita.
fu l'ingegnere John Whitton a credere che la ferrovia poteva andare sulle Blue Mountains. Il suo progetto a forma di Z riuscì a ridurre la pendenza fino a un metro ogni 42 e il treno avrebbe avuto abbastanza attrito per salire e scendere in sicurezza. I treni hanno molti problemi sulle pendenze troppo elevate. Potresti non riuscire ad avviare il treno e potresti non riuscire a fermarlo. Non riusciresti a trasportare un gran carico, non riusciresti a portare tutto quel peso. Le forme risolsero un problema, ma Whitton ne ebbe anche un altro per far percorrere ai treni le curve acute del binario. Ci riuscì creando due punti di inversione. Siamo a una delle stazioni di inversione. Di solito i treni a vapore che salivano la collina avevano una locomotiva sia davanti che in fondo al treno. Quando il treno si fermava qui dietro l'angolo, la locomotiva posteriore prendeva il comando. I punti venivano scambiati. E il treno si dirigeva verso Sydney, nell'altra direzione. Mentre il progetto poteva essere stato semplice, realizzare la ferrovia sulle Blue Mountains si dimostrò tutto il contrario. Per rilevare il tracciato per lo zigzag, gli ispettori vennero calati dal bordo del precipizio in cesti di vimini sospesi sulla parete della scarpata. Dopo aver preso le misurazioni e aver progettato il tracciato, toccò al lavoro manuale. Un progetto di questa portata richiedeva moltissima forza lavoro in tutta la vasta area. Per fortuna, il sito offriva un naturale punto di osservazione. Questa postazione venne scolpita nella roccia dagli ingegneri che stavano costruendo la ferrovia e forniva loro il punto di osservazione migliore su tutto il cantiere. Potevano vedere al di là della valle e vedere tutte le diverse sfaccettature per essere in grado poi di realizzare il progetto. In tutto, occorreva rimuovere 85 tonnellate di roccia per tagliare le sporgenze per le rotaie. Questa dove siamo ora è una cengia. Su questa passano i binari ed è stata modellata a mano. È stata fatta trivellando nella roccia e facendo saltare in aria la scarpata con la polvere da sparo. Qui siamo circa 20 metri sotto la cornice rocciosa. Possiamo vedere ancora i segni dei fori della trivella che scendono giù per tutto il tratto della roccia fino alla base. Il lavoro fu così arduo che ci vollero 700 uomini e 3 anni per completare la ferrovia. Oggi questo gruppo di volontari sta assaporando quanto fosse difficile scavare i buchi per gli esplosivi. Come vedete, deve essere stato un lavoro spaccaschiena. Basta farlo per 15 minuti per rendersi conto di quanto doveva essere dura a quei tempi. Nessun sistema idraulico, nessun macchinario, nessun motore. Solo un duro lavoro alla vecchia maniera. Finalmente aperta nel 1869, la nuova ferrovia di montagna tra Sydney e la Lithgow Valley si dimostrò un importante successo. L'apertura dello zigzag in quegli anni di sicuro beneficiò Sydney e avviò l'industria mineraria e l'industria agricola della pianura di questa zona delle Blue Mountains. Uno dei primi altiforni siderurgici dell'Australia fu quello di Lithgow, che introdusse la rivoluzione, chiamiamola così, industriale, per Lithgow e l'area centro-occidentale, e lo zigzag fu fondamentale per ottenere questo risultato. Oggi c'è una rete di tunnel aperti nelle montagne e lo zigzag è utilizzato come attrazione turistica. Tuttavia, resta un'eccezionale pietra miliare per le ferrovie di montagna. Tutta la realizzazione di questo enorme progetto, frutto del lavoro di persone appese su dei cesti a 200 metri da terra, credo che debba essere riconosciuta come un grande capolavoro di ingegneria del XIX secolo. Superare in modo sicuro forti pendenze è una conquista incredibile. Ma non è un'opzione per tutte le ferrovie di montagna. Quando si salgono ripidi pendii, bisogna rinunciare a qualcosa. E spesso è la velocità.
Così, quando una ferrovia di montagna copre vaste aree, collegando paesi e città, e la velocità è essenziale, in qualche modo i treni devono trovare la maniera di viaggiare in piano. Graubünden, nel sud-est della Svizzera. Una regione nota in tutto il mondo per una cosa. Con un tale terreno montagnoso, pensereste che costruire una ferrovia in questo paesaggio suggestivo sia quasi impossibile. Ma da oltre un secolo, questa meta del turismo e degli affari è collegata da qualcosa di veramente straordinario. La ferrovia retica. Una rete di circa 400 chilometri costruita per dominare la natura nel modo più estremo. La sfida più grande è l'altezza. Il 30% delle nostre ferrovie è a 1500 metri sopra il livello del mare. Quindi la salita, il clima, le montagne sono le grandi sfide. È stato l'olandese Willem Jan Holzberg a sperimentare il primo tratto della ferrovia nel 1888. La tratta di 50 chilometri dall'Antquart alla città termale di Davos avrebbe segnato l'inizio di un fenomeno ferroviario che ora vanta 10 linee sparse per tutta la regione. Una delle più eclatanti e impegnative è la linea dell'Albula. Non è il posto più semplice dove avere una ferrovia. Non direi che siamo i più forti, ma siamo tra gli ingegneri ferroviari più preparati qui. È compito dell'ingegnere Gilbert Zimmermann far funzionare le ferrovie. La sfida più grande è l'altezza. Il 30% delle nostre ferrovie si trova a circa 1500 metri sopra il livello del mare. I treni principali sono in grado di affrontare solo pendenze del 7%. Quindi, per mantenere il binario il più possibile a livello, bisogna attraversare le montagne. Dal tunnel originale dell'Albula, esistente da più di un secolo, l'equipe deve costruirne uno nuovo attraverso circa 6.000 metri di roccia complessa. Stiamo andando nel tunnel dell'Albula 2, quello nuovo. Abbiamo cominciato a costruirlo 2 anni fa e adesso siamo nella zona di faglia, la parte più difficile dell'intero progetto. La zona di faglia è piena di canali idrici che creano problemi all'equipe. Con tutta quest'acqua e la pietra morbida, ci sono buone probabilità che crolli tutto quanto. Quindi, per favore, non continuate da questa parte. Perché è pericoloso. Va bene. In queste condizioni instabili, l'esplosivo è fuori questione. Il team può solo scavare e prima di iniziare, la roccia deve essere rafforzata. Mettiamo del cemento nella roccia, facendo pressione, per rendere tutto più stabile, per renderla più dura. Una volta rafforzata, nonostante il macchinario enorme, si può scavare soltanto 1 metro al giorno. Arriva il T-Rex! Adesso vedremo come apre la roccia. Finora, questo processo meticoloso è riuscito a realizzare più di 0,5 chilometro di tunnel. Non tutte le escavazioni, però, sono un lavoro così intenso. Il team gestisce questo progetto colossale da 3 punti. A nord e al centro, la roccia morbida richiede l'escavazione, ma a sud, la roccia più dura permette un approccio più dinamico. Questo è il granito, una roccia molto dura. È il sogno di ogni minatore, perché è solida. Puoi farla esplodere molto facilmente. E con l'esplosione di oggi, i minatori dovranno liberare altri 4 metri di tunnel. Stiamo facendo circa 120 fori da far saltare in aria. Riempiamo questi fori con circa 500 kg di esplosivo. Ogni esplosione, ogni scoppio è eccitante.
Uno scoppio di questa portata richiede una serie di esplosioni ben organizzate, che possono durare fino a 12 secondi. Questo pezzo di corda connette il detonatore con il materiale esplosivo sulla facciata del tunnel. Con questo comincia il processo di esplosione. Con il tunnel aperto, abbiamo il via libera per l'esplosione. Siamo pronti. È il momento di agire. 3, 2, 1, vai! Sì! Non lo faccio tutti i giorni e quindi il mio cuore batteva un po' più veloce. Quando la polvere si posa, viene rivelato il progresso di oggi. Sono molto contento. Una facciata pulita. Le rocce non sono troppo grandi. Sono di dimensioni normali. Quando l'esplosione sarà completata, il nuovo tunnel dell'Albula garantirà ai treni ad alta velocità di continuare a viaggiare in piano. È un momento appagante, è perfetto. Ma le sfide per gli ingegneri ferroviari non sono soltanto sottoterra. Questo mostro assoluto dell'ingegneria ha un motore da 1500 cavalli. Davvero incredibile. E richiederanno altre soluzioni ingegnose. Le ferrovie ad alta quota spingono gli ingegneri al limite, contrastando le zone più impegnative della natura. Lo zigzag è un grande capolavoro di ingegneria. E una flotta di treni affronta più problemi di altre. La ferrovia retica. Una delle reti di montagna più grandi d'Europa attraversa il cuore delle Alpi svizzere. Siete stati fortunati. Questo è il Glacier Express. E sentite odore di cucina, perché stanno cucinando per i passeggeri del treno. Sì, è vero. Che sia con un tunnel o un ponte sopraelevato, costruire una ferrovia in queste alte vette richiede coraggiose soluzioni ingegneristiche. Forse nessuna di più della città di Brusio, una fermata alpina sulla linea principale del Bernina. Oggi l'ingegnere geotecnico Cardin Cantieni farà un'ispezione. Ci troviamo nella Val Poschiavo. È una valle molto ripida che è stata formata dai ghiacciai durante l'ultima era glaciale. E quelle scarpate sono più ripide di quanto dovrebbero essere geotecnicamente. È per questo che cadono le rocce. Con queste condizioni instabili, la caduta delle rocce sui binari è una minaccia costante. Il 14 dicembre del 2008, circa 40.000 metri cubi di materiale roccioso franarono. Se guardate lassù, quello è il punto che si staccò e coprì l'intero binario. Questo crollo catastrofico fece chiudere la linea per diversi mesi. Serviva una soluzione. Sul fianco della montagna venne scavata una trincea di 8 metri per bloccare la caduta delle rocce. Se non ci fosse quella barriera, soprattutto i grandi macigni riuscirebbero ad arrivare in fondo alla valle e a colpire una casa. Questa protezione dimostrò la sua efficacia nel 2013, resistendo a un altro importante cedimento. Oggi le cose vanno bene. Qui possiamo vedere la ferrovia. Sul lato destro abbiamo il versante con i depositi della vecchia frana. Ci sono un paio di pietre nuove, niente di importante, quindi la considero una situazione normale.
Il sistema di difesa è una soluzione brillante per la sicurezza della linea, ma non protegge solamente questa struttura ferroviaria. Brusio si trova in cima alla valle, su una pendenza ripida, troppo ripida per qualsiasi treno. Per superare quella pendenza eccessiva, avrebbero potuto costruire dei tunnel, ma avevano già pensato al turismo 100 anni fa e volevano che la gente ammirasse la valle. Così dovettero pensare a dei modi per far allargare la ferrovia ed evitare che salisse sui grandi dislivelli della valle. Con lo spazio fortemente limitato, far salire e scendere i treni da una stazione sopraelevata sembrava fuori questione. Finché gli ingegneri non trovarono un'idea geniale. Il viadotto circolare di Brusio. Il viadotto di Brusio è costituito da 9 campate. Il treno parte da lì e poi fa tutto il giro. Segue il viadotto e si trova 20 metri più in alto nello stesso punto, il che è insolito per una ferrovia. E poi arriva in piano nella stazione di Brusio. Con un raggio di 70 metri, questa forma geometrica progettata splendidamente e la sua conseguente dolce pendenza assicurano ai treni un viaggio facile. Il problema era complicato, ma hanno trovato una soluzione molto semplice. È soltanto un binario che gira in tondo. Secondo me è bellissimo, è un ponte spettacolare e probabilmente durerà più a lungo di tutti noi. Ma in altre parti del mondo ci sono fasce di altitudine così ostili da mettere in ansia anche gli ingegneri più audaci. Immaginate di percorrere un terreno roccioso e avvicinarvi a pendenze verticali per anni e anni. È ciò che serve per completare una ferrovia di montagna. Ma prima di festeggiare, pensate di usarla quando cala l'inverno. Questa sarebbe tutta un'altra storia. Le montagne della Sierra Nevada in California affrontano fino a 20 metri di neve ogni anno. Sembrerebbe l'ultimo posto sulla Terra dove costruire una ferrovia. Tuttavia, alla fine del XIX secolo, i pionieri della California Central Pacific Railroad pensarono il contrario. La ferrovia fu costruita per collegare San Francisco allo Utah, percorrendo la Sierra Nevada. Nel 1869 la tratta per Reno era quasi finita, ma c'era ancora un importante ostacolo da superare, come ha scoperto l'ingegnere Chris Potts. Questo è il Donner Pass, e questa vetta era l'ultimo grande ostacolo per la Central Pacific Railroad per unire la California con l'Est. Chiamato come George Donner, il leader di un gruppo di coloni, questo passo alto 2000 metri ha una storia infausta. Durante l'inverno del 1846, il gruppo di viaggiatori rimase intrappolato nella neve. Quando finirono le provviste, per sopravvivere, ricorsero al cannibalismo. 24 anni dopo, malgrado l'evidenza di una nevicata impraticabile, i pionieristici ingegneri ferroviari andarono avanti. Theodore D. Judah, ingegnere capo per la Central Pacific, pensò che il clima non sarebbe stato un problema per la ferrovia. Purtroppo aveva sottovalutato il potere della natura. Completata la ferrovia nel 1870, molti chilometri andarono persi sotto la neve e ritenuti impraticabili. Gli spazzaneve tradizionali sfruttano il dinamismo del treno e un muso cuneiforme che funziona a meraviglia finché la neve non si infittisce e diventa ghiaccio. Senza macchine per fronteggiare gli ammassi, Judah costruì un paraneve di 60 km per proteggere i binari. Ma questi tunnel furono un rimedio temporaneo. Finalmente, nel 1883, l'inventore canadese Orange Jal fornì una soluzione con una macchina innovativa. Lo spazzaneve rotante.
Una soluzione per contrastare la neve davvero epocale. Questo mostro assoluto dell'ingegneria è la soluzione alla rimozione della neve. Se c'è un grosso ammasso, è proprio lui che pulirà la ferrovia. Incredibile. Oggi le condizioni sono buone, ma viaggiare su questa macchina iconica è un'opportunità unica. Ha un motore da 1500 cavalli, gestito da quella unità B dietro di noi. Questo può rimuovere enormi quantità di neve in pochi minuti. Che trionfo dell'ingegneria! Davvero pazzesco! A differenza degli spazzaneve tradizionali, la macchina di Jal si basava su un sistema completamente diverso. Questa ventola è come un gigantesco spazzaneve che rimuove il ghiaccio pezzo per pezzo e in questo modo trasforma la neve in una polvere finissima e poi, con la forza centrifuga, la spara via dall'alto in entrambe le direzioni. La ventola di 3 metri di Jal, in grado di affrontare anche gli ammassi più grandi, potrebbe rivoluzionare il modo di smuovere la neve. Questo spazzaneve non solo poteva rimuovere più neve dei metodi tradizionali, ma era anche più sicuro. Non avendo bisogno dell'impulso che serviva ai metodi classici, questo poteva operare per distanze più lunghe e a velocità molto più basse, quindi c'erano meno possibilità che potesse deragliare. Poco dopo la sua introduzione, lo spazzaneve rotante dimostrò la sua efficacia nelle peggiori condizioni climatiche. Nell'inverno del 1952, Smart Ridge, vicino il Donner Pass, subì una grossa tormenta. Il convoglio City of San Francisco rimase sepolto da circa 5 metri di neve, intrappolando oltre 200 passeggeri. Sebbene ci vollero 3 giorni, 4 spazzaneve rotanti raggiunsero finalmente il treno, salvando tutte le persone a bordo tranne 2. Dalla sua introduzione nel 1870 ha lottato contro i climi peggiori e ha vinto. È la macchina migliore per rimuovere la neve. Ma sulle montagne, per i treni, il clima non è l'unica considerazione. Ci sono molte fratture. Le montagne sono alte, quindi la ferrovia può essere colpita da macigni. Quando si costruiscono ferrovie impossibili. Ferrovie di montagna che superano imponenti vette, permettendo a milioni di persone di godersi alcuni dei paesaggi più mozzafiato del pianeta. Volevano che la gente ammirasse la valle. Secondo me è bellissimo. Ma alcune non servono solo per ammirare il panorama. Flom, un remoto villaggio norvegese, situato nella punta sud del fiordo più lungo del paese. Nei primi del Novecento, questo paesino isolato era praticamente tagliato fuori dalla civiltà. Il collegamento con la ferrovia di Bergen a 20 chilometri avrebbe cambiato la sua sorte. Ma con la linea principale posta a circa 900 metri al di sopra, realizzarlo era tutt'altro che semplice. Come sa bene la geologa Trine L. Simenes. Qui si vede chiaramente perché è stato difficile costruire una ferrovia. C'è molta ripidità e i versanti sono altissimi e con molte fratture. E in fondo a questa ripida valle c'è anche un fiume. Quindi per costruire una ferrovia bisognava abbracciare il fianco della montagna e il vento va verso l'alto nella valle. Solo una straordinaria impresa di ingegneria avrebbe sopraffatto una natura così severa. La ferrovia di Flom. Una delle linee a scartamento normale più ripide d'Europa. Facendosi strada fino alla linea principale, collega Flom con il mondo esterno. Un viaggio che non smette mai di stupire il dirigente Silbert Buck. Signore e signori, benvenuti a bordo della ferrovia di Flom. La ferrovia di Flom parte 2 metri sopra il livello del mare.
e attraversa una caratteristica valle norvegese risalente all'era glaciale fino alla stazione intermedia a 867 metri sopra il livello del mare. È considerata una delle ferrovie più ripide del mondo. Nel 1923 l'ingegnere capo Ferdinand Björk fu incaricato di realizzare la ferrovia di Flom. Il tratto di 20 km da Sognefjord alla stazione di Myrdal in mezzo alle montagne comportava sfide enormi. Ci sono versanti ripidi, c'è la caduta di massi, il rischio di valanghe. Nella parte alta c'è un clima artico. Fare questa cosa era una sfida enorme. Oltre a questo, cascate e sporgenze pericolose. Per evitare più ostacoli possibile, Björk commissionò niente meno che 20 tunnel. Furono portati circa 200 scavatori per aprire un varco nella montagna in condizioni estenuanti. Il mio bisnonno costruiva gallerie ferroviarie sulle montagne. Gli è sempre piaciuto raccontare storie su come vivevano. La parte più pesante era trivellare il tetto dei tunnel. Dovevano fare tutto, in questo modo, così. Era un lavoro molto faticoso. Io credo che ci volle quasi un mese per trivellare un metro di tunnel. Oggi, con la linea completa, la geologa Trine continua la tradizione di famiglia in superficie, affrontando un potenziale problema che potrebbe portare la ferrovia di montagna a un brusco arresto. Quando ci sono versanti così ripidi, è ovvio che ci saranno delle frane. Ci sono molte fratture. Le montagne sono alte, quindi le rocce cadono continuamente. È facile che la ferrovia possa venire colpita dalle rocce. Ecco, qui potete vedere come si muovono queste rocce. Quindi, se cadono queste piccole, può succedere anche con quelle grandi. E oggi il team ha notato qualcosa che potrebbe essere un pericolo. Ho notato che qui c'è un blocco con delle fratture su tutti i lati. È molto grosso e pesante. Come vedete, il treno passa qui sotto. Se un blocco come questo cade giù, è pericoloso per la ferrovia e per le persone. Vogliamo che siano al sicuro. Fratture come queste sono spesso causate da un fenomeno chiamato crioclatismo. È quando i cicli di gelo e disgelo dell'acqua bloccata nella roccia possono causarne la frattura. Questo è il blocco in cui credo che dovreste mettere tre bulloni. Per contrastarlo ci vuole una soluzione ingegnosa. Questo si muove, ma questo è più grande. Che mi dite? Un sistema tradizionale che risale al 1800, conosciuto come bullonatura. Emel adesso sta verificando se i bulloni che abbiamo deciso potrebbero bastarci. E come appaiono i blocchi da là sotto. Trivellerà bulloni lunghi 3 e 4 metri nei massi, per fissarli alla roccia solida. Quando si ha il foro, si inserisce questa colla. Prima va messa lì dentro, con la trivella, e poi si aspetta un po' che tutto sia incollato. È una tecnica che è sempre stata usata per stabilizzare le rocce alle montagne. Con diversi chilometri di tratto aperto che passa lì sotto, questo lavoro preventivo è vitale. Come procede, ragazzi? Va tutto bene? Sì. Perfetto. Questo lavoro è molto importante perché se i binari o anche queste linee elettriche aeree vengono danneggiate, è impossibile prendere il treno. Quindi è molto importante per tutta la zona. Lo scenario estremo che questa ferrovia aveva intenzione di conquistare è ora parte integrante del suo successo. La ferrovia di Flom si è trasformata negli ultimi 30 anni. Da una ferrovia che portava solo le persone da Flom fino in cima, ora ci porta anche ad Oslo e a Bergen. Adesso è più una ferrovia turistica e ha trasportato circa 1 milione di passeggeri quest'anno. Niente male. Portando tutti fino alla stazione sul monte Myrdal,
in un viaggio un tempo ritenuto impossibile. Stamattina ci sono voluti 50 minuti per arrivare a Myrdal e in passato ci sarebbero voluti un paio di giorni per andare da Flom fino alle montagne. Grazie a generazioni di innovativi ingegneri ferroviari. Ci pensate che più di 100 anni fa qualcuno da questo punto, ammirando la valle, disse: costruiremo una ferrovia qui. È impressionante. Questa è una delle ferrovie più spettacolari del mondo e io ho potuto prenderne parte. È fantastico. Sono così orgogliosa. Dall'invenzione del treno, le montagne hanno posto alle ferrovie alcune delle sfide più difficili, scatenando brillanti soluzioni. Questa può rimuovere enormi quantità di neve in pochi minuti. Che macchina pazzesca! Portando gli ingegneri su nuove vette. Chi ha deciso di costruire qui ha avuto molta fiducia e ha fatto un enorme progresso. Le ferrovie di montagna di tutto il mondo meritano di essere celebrate. Per realizzare ferrovie impossibili. Nella storia le ferrovie sono state uno strumento cruciale per spingere l'esplorazione umana oltre i confini.